La più cordiale buona serata agli appassionati di pallacanestro. Siete collegati con il Pallaravizza di Pavia, quindicesima giornata, ultimo turno del girone di andata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West. Impegno ad alto coefficiente tecnico per la Vinteras Omnia Basket di coach Pat Baldiraghi. In via Treves arriva infatti la Paffoni Omegna, squadra capolista, squadra grande favorita della vigilia per la promozione di coach Marcello Ghizzinardi. I piemontesi arrivano a Pavia con una classifica che recita 24 punti, quindi 12 vittorie e 2 sole sconfitte. Pavia è assestata decisamente più in basso, undicesima posizione per i ragazzi pavesi, con un record che dice 6 vittorie, 8 sconfitte. Pavesi reduci dal successo esterno in quel di Montecatini per 78-85. Omegna che ha disposto agevolmente di Domodossola nella straprovinciale, vincendo molto largo 103-70. Partita che perde uno dei protagonisti annunciati, visto che un attacco febbrile questa sera priva Omegna del proprio centro titolare, Jacopo Balanzoni, uno dei lunghi dominanti del torneo, giocatore che produce qualcosa come 14,9 punti a partita e oltre 6 rimbalzi. Quindi Ghizzinardi avrà il problema di andare a cambiare l'assetto, presumibilmente vedremo Arrigoni schierato come numero 5 tattico. In questa occasione, in occasione di quest'ultima gara del girone d'andata, accanto a chi ha sempre commentato c'è il debutto di un collega, Federico De Plano, che appunto ci assisterà, anche perché mali stagione ci hanno colpito e la mia gola non reggerebbe 2 ore di cronaca. Quindi diamo il benvenuto, buona serata a Federico. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sì, partita importantissima oggi sia per Pavia che per Omegna. Omegna, 2 punti per la compagine piemontese consentirebbero di raggiungere la qualificazione alla Coppa Italia che si terrebbe ad aprile, da prima in classifica soprattutto ad Omegna. Rimarrebbe solo San Severo, l'unica imbattuta fino adesso del torneo 64 squadre di Serie B. Importante anche per Pavia dare continuità stasera alla vittoria di Montecatini. Perché? Perché soprattutto in vista del derby con Vigevano bisogna arrivare con altri 2 punti in classifica e ad essere sempre a zona playoff, sempre anche oggi. Importantissimo. Vedremo le due squadre adesso come si schiereranno in campo, non tranne la variazione che deve fare coach Ghizzinardi in quintetto, con l'assenza prolungata che ci sarà in questa partita di Ballanzoni. Esatto, prende il suo posto il numero 18 Guei in quintetto, poi gli altri membri del quintetto rimangono invariati: Alessandro Grande, Arrigoni, D'Alessandro e Santiago Bruno, sempre il quintetto di coach Ghizzinardi. Vediamo coach Pat Baldiraghi come risponderà, se con il suo quintetto tipico. No, rientra Fabio Di Bella in quintetto questa settimana, esce Daniele Manuelli e riprende il suo posto in campo il capitano della Winteras. Importantissimo anche il suo recupero settimana scorsa a Montecatini, dove il suo recupero ha permesso veramente di espugnare il campo termale alla formazione pavese. Salteranno il numero 18 Guei e il numero 3 Spatti e inizierà in questo momento la gara. Da Omegna circa 150 tifosi hanno seguito la squadra piemontese giunta oggi qui per conquistare altri 2 punti importanti, ma inizia la contesa con Arrigoni che riceve in punta. Di Bella tiene su Alessandro Grande, riceve Arrigoni in post, si gira, è lunga la sua conclusione, può recuperare Fabio Di Bella che subisce il primo fallo di Gueye, primo fallo personale per Omegna. Potrà rimettere l'ex, uno dei 2 ex di questa partita, che è Nicolò Benedusi. Nicolò Benedusi che l'anno scorso ha conquistato la Coppa Italia in mani a Omegna e quest'anno veste la maglia della Winter a Somnia Pavia. Rimette per Fabio Di Bella. In pressione il numero 5 Alessandro Grande, ex Firenze, uno dei playmaker forse migliori di questo campionato.
prende in area posizione Iannilli che non riceve. Di Bella, ancora Iannilli dall'altro lato, 8 secondi per terminare l'azione. Benedusi attacca l'area, appoggia il vetro, sono due punti per Nicolò Benedusi, primo vantaggio Winteras. Bruno, marcato da Mascherpa, riceve Arrigoni in punta, esce Alessandro Grande pressato da Fabio Di Bella, blocco di Gueye, Grande in penetrazione, subisce fallo, primo fallo di Fabio Di Bella e ci saranno due tiri liberi per Alessandro Grande, il playmaker che sta illuminando anche quest'anno il campionato di Serie B, viaggia ancora a 14 punti e mezzo di media, sempre un grande giocatore, affidabilissimo per questa categoria. Saranno due tiri liberi per lui. A segno il primo tiro libero. Il secondo lo sbaglia, va a rimbalzo forte Spatti che recupera e affida la palla a Fabio Di Bella che fa ripartire la transizione. Subisce fallo spalle a canestro Andrea Iannilli ed è il secondo, no, primo fallo di Gueye. Era stato segnalato fallo da Alessandro Grande nella prima occasione. Può rimettere il giocatore ligure per Giulio Mascherpa che oggi dovrà gestire ancora più possessi offensivi del solito, non avendo la presenza di Gino Daniele Emanuelli in regia. 3-2-1, scade il possesso e Omegna può lanciare il contropiede. Arrigoni per D'Alessandro che lascia Santiago Bruno. Di Bella, attenzione, Mascherpa non riesce a coprire, ma da due punti colpisce Santiago Bruno. Accorcia Omegna, 3-2 per la Winteras. Di Mascherpa si butta dentro e affida Spatti che va corto dalla media distanza, recupera il possesso Gueye e affida Alessandro Grande il possesso offensivo, prende il blocco di Gueye che poi conclude male, prende anche un colpo Alessandro Spatti ma la transizione di Pavia è veloce e Santiago Bruno commette fallo su Giulio Mascherpa. Terzo fallo importante, chiave importante della partita, i falli per Omegna, siamo già a 3 falli di squadra e mancano ancora 7 minuti e 47 al termine del quarto. Di Bella può gestire questo attacco marcato da Grande. Di Bella, Mascherpa riceve in area, affida Iannilli, ancora spalla a canestro, bravo Iannilli ad attaccare profondo e a subire il secondo fallo di Gueye. Quarto fallo, esaurisce il bonus Omegna, chiave importante come dicevamo adesso per Pavia attaccare il canestro e andare sempre in lunetta. E scarico per Benedusi che attacca ed è palla ancora Winteras, possesso sporcato dalla difesa di Omegna. 6 secondi per terminare l'azione d'attacco, vediamo la rimessa che andrà a gestire Fabio Di Bella, cerca un passaggio interno per Iannilli che prende anche un colpo e perde il possesso Pavia, quindi Omegna potrà recuperare e iniziare questa azione offensiva sempre nelle mani di Grande che si alza dalla media distanza da due punti, l'ex Firenze porta 5-2 per Omegna. Rettifichiamo il punteggio iniziale per la compagine ospite. Spatti, bel movimento di piede perno, ottima fattura dell'ala ex Treviglio,
Bene Dusi, forte in uscita, Spatti subisce fallo da su, anzi commette il fallo su Marco Arrigoni. Terzo fallo di squadra per la Winteras. Anzi secondo, solo il secondo. Occhio che esce Santiago Bruno per il tiro da tre punti, viene sporcato bene dalla difesa di Benedusi, sempre molto arcigno in difesa. 10 secondi per attaccare e terminare l'attacco per la squadra di coach Ghizzinardi. Riceve grande, lascia Di Bella secco sul primo passo ma sbaglia in conclusione, appena arrivato sotto canestro. Di Bella scarica per Giulio Mascherpa da tre punti che va a segno e sono 7 i punti per Pavia. Assist di Fabio Di Bella che è tornato a gestire il ritmo dell'attacco pavese questa settimana già in quintetto, molto importante. Suo recupero e il terzo fallo in attacco di Gueye che è il terzo fallo per il ragazzo classe 97 in 4 minuti. E adesso coach Ghizzinardi dovrà gestire il problema con i lunghi, vista l'assenza di Balanzoni, difficile da gestire per lui. Questo prova Iannilli a gestire questo possesso offensivo, non va, l'appoggio al vetro. Grande si alza da tre punti e sbaglia, gestisce il possesso offensivo Giulio Mascherpa. Bello il palleggio sotto le gambe e va a appoggiare col sinistro, altri due punti per Pavia che va sul 9-5. Importante questo vantaggio per Pavia che deve mantenere questo distacco. Forte anche dei 5 falli di squadra commessi da Omegna. Arrigoni da tre punti cortissimo, attacca Fabio Di Bella, veloce il contropiede per Pavia. Pavia che sembra nettamente più in gara fino adesso. Scarica per Giulio Mascherpa, Di Bella da tre punti corto, peccato. Può gestire il possesso offensivo Bruno che si alza così da tre punti, fuori ritmo completamente il giocatore argentino, e può gestire un altro contropiede e un'altra azione offensiva di Bella. Forte in difesa di Alessandro su Benedusi, ma Mascherpa attacca, virata in mezzo all'area, possesso contestato dalla difesa, 5 secondi per Mascherpa che si alza ancora e mette altri 3 punti e Ghizzinardi ne ha abbastanza perché Pavia scappa sul 12-5 a 4:27 dal termine del primo quarto. Paolo, Pavia partita fortissimo, Omegna in difficoltà tanto soprattutto per gestire Iannilli. In realtà poi il Pavia ovviamente è andata da piano partita subito da Iannilli, in realtà a parte i falli che hanno gravato precocemente Gueye non è riuscita direttamente a cavare moltissimo, però poi si è acceso Mascherpa come spesso gli capita e ha messo direi 6-8 in fila andando a sparigliare. All'inizio aveva impazzato Grande, una delle chiavi di lettura sarà la difesa che Pavia riuscirà a fare su Alessandro Grande, che è un giocatore, è un regista molto atipico, è un super attaccante che si prende molte iniziative direttamente dal palleggio. Pavia non ha propriamente gli uomini per contrastare un giocatore del genere. In questo momento Omegna ha litigato con i ferri di via Treves dalla lunga distanza e questo nel basket odierno fa tutta la differenza del mondo. Chiaro, una cosa interessante che abbiamo visto è che Pavia ha cercato di attaccare in transizione, le due triple di Giulio sono arrivate comunque con la difesa di Omegna, non è riuscita a schierarsi fino in fondo, questa può essere una chiave. Abbiamo sottolineato in partenza come Omegna sia la difesa top del campionato, quindi ogni volta in cui si riesce a farle male senza farla schierare ovviamente è tutto di guadagnato. E adesso coach Ghizzinardi costretto ad avere qualche contromisura nella sua panchina, chiama Carlo Cantone, playmaker di grande esperienza, ex Scafati, e chiama anche il numero 10 Samoggia,
fratello del Matteo Samoggia dell'anno scorso, che ha giocato qua a Pavia, giocatore di grande esperienza, lungo, molto dinamico, molto pericoloso anche da tre punti, che alza, si prende subito un tir drop in mezzo all'area, non va a segno e può ripartire Pavia con Giulio Mascherpa, difesa fortissima di Cantone, appoggia Iannilli, Iannilli non trova nessuno a cui affidare il possesso, allora la gestisce da solo e affida a Spatti che segna da tre punti, Pavia vola più 10. Bravo Iannilli a trovare una soluzione, sebbene il possesso non fosse fluido in attacco. Omegna deve trovare punti, in questo momento li trova. 13-0 di parziale aperto, ci dice Paolo, veramente un po' adesso chiuso da Alessandro Grande. Benedusi ancora prova a ricevere Iannilli, stavolta non riesce a servirlo Benedusi, riceve Andrea Iannilli, 6 secondi per terminare l'azione, prova il centro romano che sfida Daniele Emanuelli che sbaglia purtroppo, in and out per lui. Emanuelli che ha trovato posto adesso al posto di Fabio Di Bella. Cantone fuori per D'Alessandro, l'ex 100 da tre punti. A segno Omegna, inizia a trovare il canestro da tre punti. Importante limitare anche la squadra di coach Ghizzinardi, che ha sempre una grande confidenza dietro l'arco. Spatti gestisce il possesso, per il possesso alternato, la palla va alla Winteras. Un po' di riposo meritato per il centro romano Andrea Iannilli. Entra l'altro ex della gara, Marco Torgano, che settimana scorsa è stato decisivo a Montecatini con 10 punti consecutivi, ha permesso a Pavia di espugnare il palatermale di Montecatini. Palaterme di Montecatini. Emanuelli gestisce il possesso, Mascherpa mette un palleggio per terra, grande azione di talento del fromboliere pavese che fa 10 già in questo quarto. Omegna con Giuliano Samoggia, marcato bene da Torgano. Cantone deve palleggiare, Samoggia da tre punti, a segno. Occhio, occhio al talento del giocatore ex Cagliari, che lo scorso anno aveva quasi 20 punti nelle mani a Cagliari. Benedusi proprio contro Samoggia, vuole attaccarlo dal palleggio, lo sfida da tre punti corto e riparte il contropiede di Omegna. Punteggio ancora 17-13 per Pavia quando manca 1:20 alla fine del primo quarto. Buon fallo speso da Mascherpa in mezzo all'area per impedire la ricezione di Arrigoni. È solo il terzo fallo per Pavia, quindi potrà spendere un altro fallo in difesa Pavia prima di raggiungere il bonus. Va a rimettere Cantone per Arrigoni nell'angolo. Cantone attacca Mascherpa, scarica ancora fuori per Samoggia, attacca l'area poi Samoggia, il step back morbido, a segno ancora Samoggia. Importante l'ingresso di Samoggia per Omegna, che sembra aver trovato una dimensione offensiva in mezzo all'area con l'ingresso di Samoggia. D'altronde senza Balanzoni è difficile per coach Ghizzinardi trovare dimensioni in mezzo all'area. Bravo Benedusi intanto ad attaccare Samoggia, proprio che fa il suo primo fallo personale e avrà due tiri liberi. Anzi, fallo di D'Alessandro, primo fallo personale. Sbaglia il primo Benedusi,
Settimana scorsa chiave della vittoria anche a Montecatini, i primi tiri liberi veramente tirati bene in stagione dall'Omnia, veramente sopra anche il 75%. Importante non sbagliare tanti tiri liberi, e sbaglia, fa 0 su 2 il giocatore ligure. Riparte l'azione di Omegna, che potrà impattare o addirittura superare in quest'ultima azione, anzi penultima azione, perché c'è ancora un possesso per una delle due squadre. Riceve Samoggi in area, bravo a scaricare subito per Arrigoni, che deve affrontare Spatti, che subisce fallo, anzi commette fallo su Arrigoni, e ci sarà un altro possesso offensivo per Omegna da gestire con 14 secondi. Sicuramente meglio Omegna dopo il cambio effettuato da Rizzinardi, il cambio di Gueye, il cambio Gueye per Samoggia ovviamente ha restituito un po' di grinta in difesa a Omegna e soprattutto dimensione in attacco anche fuori dal perimetro per Omegna. Ultima azione, anzi no, 7 secondi ancora per terminare l'azione. Cantone riceve, bravo Manuelli a fare fallo su Arrigoni, che avrà due tiri liberi a 14 secondi e 86 centesimi dal termine del primo quarto. Quindi potrà impattare Omegna all'ultima azione. Assegno Arrigoni, giocatore di grande esperienza, ex Legnano, ex Forlì. Assegno 2 su 2. Omegna impatta all'ultima azione del quarto a quota 17. Però Mascherpa può gestire l'ultimo possesso di attacco. Si butta dentro, subisce fallo da Alessandro e avrà due tiri liberi giocatore pavese. Protesta coach Ghizzinardi, non d'accordo con la decisione degli arbitri. Viene richiamato all'ordine dagli arbitri il giocatore pavese. Mascherpa avrà due tiri liberi per portare Pavia avanti nel punteggio. Va a segno Giulio. Mascherpa 2 su 2 più 2 Pavia, 5 secondi e 48 centesimi, gestito da Alessandro Grande, che si butta dentro a tutta velocità, alza la parabola, non va a segno. E termina il primo quarto di gioco, Pavia 19, Omegna 17. Paolo, direi un primo quarto gestito dall'Omnia tutto sommato bene, Omegna molto meglio dopo ovviamente l'uscita di Gueye, che aveva commesso già 3 falli e ha restituito e ha dato a Samoggia qualche minuto in più per rendersi ovviamente anche disponibile in attacco con qualche soluzione che Gueye forse non ha. Assolutamente d'accordo con te Federico, Gueye è un giocatore che ha sì fisicità, ha sì atletismo, ma in attacco fondamentalmente costringe la squadra a giocare in 4. Quindi l'ingresso di Samoggia ha dato sicuramente più incisività, anche perché Samoggia è un giocatore dalla doppia dimensione, capace di giocare aperto oltre l'arco dei 3 punti, capace anche di andare a giocare spalle a canestro, di fare molto male con i suoi gancetti. Quindi è chiaro che in attacco, oltre al fatto che è entrato in campo un giocatore come Cantone, che come sempre Ghizzinardi fa questo tipo di scelta, cioè gioca con entrambi i playmaker in campo, abbiamo detto che Grande è un giocatore molto estroso, quindi gioca in guardia e Cantone va invece a dare ritmi, quindi l'attacco praticamente ha recuperato, ha piazzato un controparziale, abbiamo detto Pavia è stata avanti di 10, 15 a 5, ha piazzato un controparziale nel momento in cui comunque sono arrivate anche le soluzioni pesanti, prima con D'Alessandro e poi con Grande. Pavia l'unico pericolo che intravedo in questo primo quarto, chiuso a 19, i 12 è il fatturato che Mascherpa ha maturato a titolo personale, quindi è chiaro che è necessario che entrino in partita tutti. Baldiraghi ha chiuso
il quarto con un quintetto ovviamente dall'assetto ribassato, il quintetto che abbiamo visto per molti minuti anche a Montecatini, quello con Spatti numero 5, con Torgano numero 4 tattico. È chiaro che è necessario che ovviamente un attaccante come Torgano, un attaccante come Manuelli possano in qualche modo supportare adeguatamente Mascherpa, perché altrimenti è chiaro che una difesa come Omegna potrà lavorare di staffetta. Grazie Paolo per il tuo primo commento di questo primo quarto. Riprende il gioco con Torgano che dà dentro la palla a Benedusi e subisce il primo fallo da Santiago Bruno. I due arbitri oggi stanno veramente fischiando tutti i contatti, credo che le difese si dovranno adattare assolutamente al loro metro arbitrale. Di Bella può attaccare grande, prende il blocco da Iannilli. Di Bella col suo scarico, ottimo per Iannilli, viene deviata la palla dalla difesa. 7 secondi per gestire il possesso offensivo. Rimessa di Benedusi per Manuelli che si alza da due punti, corto. Iannilli a rimbalzo d'attacco potente che prende anche una botta sul volto. Bravo il centro romano comunque a prendere posizione dentro l'area e a trovare due punti. Si sembra in grado di riprendere agevolmente il centro romano che si alza aiutato anche da Arrigoni. Pavia vola su più 4 e Omegna può attaccare con Alessandro Grande. Portar palla, supera la metà campo, riceve Samoggia in punta. Torgano forte in difesa su Arrigoni che non riesce a gestire il pallone come vorrebbe, non trova aiuto dai compagni, si deve alzare dalla media, errore, e Pavia deve gestire l'attacco in transizione per Torgano che si alza da 3 punti. A segno Torgano, pericoloso Torgano da 3 punti, al primo canestro sul primo tentativo, punita la mancata uscita di Samoggia. 24-17 Pavia, grande pressato da Fabio Di Bella. Arrigoni può attaccare l'area, Iannilli bravo in difesa a toccare anche questo possesso e Pavia recupera ancora questo pallone. Bella difesa di Pavia che oggi fino a questo momento sta veramente difendendo bene su entrambi le dimensioni dell'attacco dei piemontesi. Oltre l'arco sta concedendo poco Pavia e anche dentro l'area Omegna sta facendo molta fatica a trovare delle soluzioni comode al ferro. Benedusi può riprendere il gioco e Fabio Di Bella ad attaccare Alessandro Grande. Esce Benedusi forte per Gino Manuelli, riceve Andrea Iannilli, bello lo scarico fuori per Fabio Di Bella, virata del capitano Pavese, grande giocata. Iannilli forte rimbalzo su Gueye e Iannilli scarica per Daniele Manuelli che sbaglia purtroppo. Bravi comunque a gestire anche questo attacco. Pavia sta attaccando molto bene sia l'area che il perimetro. E Di Bella recupera un altro pallone per Marco Torgano. Benedusi, partita adesso il cui ritmo si sta alzando molto e le squadre stanno avendo forse un po' di fretta anche a gestire i loro attacchi. Cantone, scarico per Gueye, stavolta può andare forte al ferro, non può sbagliare. E più 5 per Winter a Somnia Pavia ancora, 24-19. Fallo segnalato al numero Cantone, Carlo Cantone, 17. Cambi per Omegna, rientra il numero 11 D'Alessandro e il numero 12 Arrigoni, escono il numero 18 Gueye e il numero 5 Grande. Benedusi per Di Bella,
esce forte Mascherpa su Santiago Bruno che difende bene. Mascherpa non riesce a trovare il ferro e l'appoggio comodo a canestro. Riparte veloce Omegna, aia, occhio oltre l'arco, non va, però questa conclusione. Mascherpa gestisce il contropiede, Bruno sempre molto attivo in difesa. Iannilli, bello scarico per Benedusi che si alza da tre punti. Forse fallo subito, forse di Torgano su Giuliano Samoggia, ma la rimessa sarà per Omegna. Infatti si lamenta il coach piemontese. Ingresso in campo di Angelo Guaccio che fa il suo rientro in campo dopo il piccolo infortunio di settimana scorsa contro Montecatini. Andrà a dare un po' di freschezza ai lunghi e ovviamente Di Bella esce per Torgano, lo scarico, palla possesso alternato che va a Omegna, quindi la prossima palla sarà a disposizione per la Winteras. 6:41 al termine del secondo quarto di gioco, punteggio sul 24 Pavia, 19 Paffoni Omegna. Cantone prende il blocco forte di Arrigoni e scarica in angolo per Bruno che sbaglia una conclusione comoda da tre punti. Palla toccata dalla Winteras, infatti la rimessa è per Omegna che potrà avere un possesso offensivo in più. Ancora 14 secondi per la squadra in maglia rossa. Cantone si alza da tre punti immediatamente, direi troppo affrettata la conclusione, e Pavia che può gestire in attacco. Iannilli col blocco in movimento, forse ci sta questo fischio, e possesso che ritorna a Omegna. Ci vuole parlare su coach Baldiraghi, che ha visto forse un piccolo calo di attenzione, che però tutto sommato in questa fase di partita ci sta, perché entrambe le squadre stanno sbagliando molto, Paolo. Sì, non dobbiamo mai dimenticare che l'impegno di oggi propone un coefficiente di difficoltà davvero elevato. Si tratta della capolista, una squadra che comunque ha qualità, ha profondità di organico, ha esperienza, ha giocatori che hanno vinto campionati. Nel pezzo di presentazione al match ho detto che quasi ad esorcizzare la maledizione dei playoff, Omegna quest'anno è andata ad acquistare giocatori come Cantone, giocatori come Bruno, giocatori come D'Alessandro che l'anno scorso hanno vinto questo campionato. Quindi è chiaro che poi ogni tipo di giocato, ogni tipo di scelta va sempre poi filtrata alla luce di quella che è la qualità oggi davvero eccessa degli avversari. Pavia sta difendendo comunque bene, è presente sulle linee di passaggio. Baldiraghi in settimana ha insistito molto sull'orgoglio. Quando gli avversari sono così forti è chiaro che al di là delle alchimie tattiche, al di là degli adeguamenti di squadra, poi è fondamentale che ognuno di orgoglio riesca a vincere il proprio duello uno contro uno su entrambi i lati del campo. Questa può essere chiaramente una chiave di interpretazione vincente per Pavia, se ognuno davvero riuscirà a vincere il proprio duello individuale. Sì, giusto Paolo, anche sottolineare che ovviamente è importante gestire una partita soprattutto come quella di oggi, in questo caso dove Pavia si sta facendo veramente largo fino adesso con una grande prestazione, gestirla anche sui 40 minuti, perché ovviamente queste squadre così esperte ti portano ovviamente sui 40 minuti veramente a dare qualcosa in più per espugnare oppure vincere contro di loro. E intanto Guaccio attacca benissimo il ferro, come dicevamo, se tutti danno il loro contributo veramente può essere una serata per Pavia importante. Bravo Guaccio, che forse qui bravo comunque, sta attento a difendere anche forte, giusto rimanere con questa intensità in difesa.
è andato forte in difesa su Samoggia, anche se ha commesso il suo primo fallo, però bene così per intensità. Cantone attacca l'area, bravo a scaricare per Arrigoni, che mette due punti a segno. A fine secondo quarto vi daremo anche i parziali per i punteggi dei giocatori. Bravo Iannilli ad attaccare l'area, bella la circolazione di palla per Di Bella, bravo Iannilli ad andare su forte, prende il suo rimbalzo in attacco e bravo a subire fallo Andrea Iannilli, che sta dando luogo a una grande prestazione oggi. Veramente l'assenza di Balanzoni sembra veramente deporre a favore del centro romano, che sta veramente banchettando in area fino adesso. Arrigoni forse non ha tutti quei centimetri che ha Balanzoni e quella mobilità di gambe che permettono di stare ovviamente con il centro romano, che ha due liberi a segno. Importante anche questa assenza per Omegna, anche perché Balanzoni, come abbiamo già detto, mette a segno quasi 15 punti per gara, quindi veramente un'assenza per Omegna da gestire oggi qui al Palaravizza. 2 su 2 intanto di Iannilli, che riporta più 7 Pavia a 4:40 dal termine della gara. Cantone spara in faccia a Mascherpa, non va. Guaccio, forte rimbalzo. Buono anche l'ingresso di Guaccio in partita comunque. Di Bella appoggia al vetro, non riesce per poco a trovare il fondo della retina. Cantone spinge forte la transizione. Bruno attacca Iannilli, bravo qua a far valere la maggiore velocità ed appoggiare al vetro, due punti facili. Ci porta a più 5 la Winteras e Omegna accorcia a 4 minuti dal termine. Iannilli attacca ancora l'area. Con la sua grande proprietà di palleggio, Iannilli sta veramente facendo il bello e cattivo tempo finora in area. Sta caricando i lunghi di Omegna. Gueia e 3 falli, 2 falli per D'Alessandro e 2 falli anche per il piccolo Santiago Bruno. Arrigoni costretto al cambio, esce per Alessandro Grande, anzi rientra. No, si avvicina solo Carlo Cantone per un colloquio con coach Chizzinardi, quindi abbassa leggermente il quintetto e va con il solo Samoggia lungo. E c'è anche D'Alessandro a marcare Angelo Guaccio. Quindi Omegna va più corta sotto canestro. E bravo Mascherpa qua, bravo, bravo, bravo il ragazzo pavese a mettere altri due punti. 14 fino adesso per Mascherpa, che sembra essere veramente un'incognita per la difesa piemontese. Bruno attacca al centro dell'area, bello questo palleggio, il resto è tiro. Omegna si sta affidando a Santiago Bruno in attacco. Fabio Di Bella, scarico per Mascherpa che si alza da tre punti, non va. Riparte la transizione piemontese. Cantone finta il tiro da tre punti e poi attacca e scarica per Samoggia. Bello questo attacco di Omegna che vola a meno 2. Break di 5-0 per Omegna, che si riporta a stretto contatto della gara. Di Bella fatica un po' a trovare una soluzione veloce. Possesso sporcato da Samoggia, che recupera il possesso. Omegna può attaccare per il sorpasso, per la parità a 2:35 dall'intervallo lungo. D'Alessandro si arresta in mezzo all'area, forse infrazione di passi, però fa un arresto e si butta indietro trovando una soluzione in attacco pregevole e impatta a 4:30 Omegna. Bella partita fino adesso, bravo Mascherpa. Forse fallo terminale di Samoggia, non rilevato dagli arbitri.
Attenzione, contropiede Bruno da tre punti, in and out. Cantone trova il rimbalzo offensivo e anche il fallo di Fabio Di Bella. Con Omegna che impatta a quota 30 e avrà anche un possesso offensivo da gestire. Paolo, adesso Pavia cosa deve fare? Secondo me tenere duro in difesa e rimanere a contatto, perché Omegna sembra aver trovato qualche misura e qualche soluzione in più. Se alla fine comunque Omegna può soffrire il duello individuale con Iannilli, ma andando a riempire l'area e i giocatori per farlo, comunque chiude la via del canestro al centro romano e Pavia deve stare molto attenta a non andare a forzare, a non diventare monotematica. Purtroppo devo dire che nella nostra partita mancano terribilmente almeno 4 triple apertissime che abbiamo sbagliato. È chiaro che, come sempre, quando ci sono questi accoppiamenti atipici, poi bisogna vedere quale paga di più. In questo momento Pavia ha cercato Iannilli, ma non siamo ancora riusciti a fatturare con continuità, mentre dall'altra parte Samoggia numero 5 ovviamente si è aperto e ha sparato un tre punti in faccia. Quindi questo tipo di lunghi così atipici, così dinamici, ci creano problemi. Iannilli ovviamente non è in grado di seguirli, ci fanno molto male. Pavia andiamo a ripeterci, deve trovare comunque un cast di supporto all'altezza di Giulio Mascherpa. Abbiamo visto una tripla di Torgano, abbiamo visto qualcosina da Spatti, ma mancano comunque punti di Benedusi, mancano punti di Manuelli, mancano punti di Di Bella. E alla fine, se andiamo con questo tipo di proiezione, non andiamo a finire bene purtroppo per la Vinteras. La partita è ancora lunga, è importante comunque questo minuto di sospensione in cui comunque è stata in qualche modo interrotta l'inerzia ospite. Sappiamo che siamo al cospetto di una grande squadra, non bisogna mai sedersi sui vantaggi, perché in un Amen è in grado di tornare sotto, a giocatori che in attacco possono trovare punti express in qualsiasi momento. Ancora Samoggia da tre punti, sta facendo malissimo Samoggia a Pavia da quando è entrato in campo, è la terza tripla, sono 11 per Samoggia fino adesso. E Omegna scrive forse il primo vantaggio, Paolo? Credo di sì. 33-30. È stato un 5-2 iniziale. Sì, è guaiato il vantaggio massimo di Omegna. Con adesso Pavia che avrà due tiri liberi. Sempre per Andrea Iannilli. Che va in lunetta. Intanto coach Baldiraghi ha inserito Filippo Fazioli per dare più velocità a questi due minuti finali. Anzi, 1:29 che ormai mancano per terminare questo secondo quarto di gioco. Centro Romano adesso avrà altri due tiri liberi da sfruttare. Bravo Andrea Iannilli, uno su uno. Ne avrà un altro. Assegno anche col secondo. Molto preciso stasera dalla lunetta. Finora. Meno uno Pavia. 33 Omegna, 32 Winteras. Con Alessandro Grande. Bella finta di palleggio. Arrigoni tira in faccia a Iannilli. Troppo lunga la sua conclusione. Con Mascherpa che può gestire il possesso offensivo, attaccare Cantone che si tuffa clamorosamente e l'abbiamo visto tranquillamente da qua, e qua gli arbitri purtroppo cadono nel gioco espertissimo del playmaker ex Scafati, che subisce fallo e potrà regalare un altro possesso alla sua squadra. Omegna con giocatori di esperienza veramente può gestire anche a suo favore queste situazioni di gioco. C'è una
deviazione con il piede che fa rimanere il possesso in palla Omegna, a possesso, a disposizione per Omegna. 55 secondi e 45 centesimi per terminare questo secondo quarto di gioco. E un'azione completa offensiva per Omegna. D'Alessandro riceve, va da Bruno, gira veloce la palla. Sembra essere cambiato anche la velocità del possesso. Poi Grande si mette in proprio e spara da 8 metri e mezzo una bomba che fa segnare il massimo vantaggio Omegna, più 4. Attacca Mascherpa, non riesce a trovare il fondo della retina. Bravo Iannilli, che fa infrazione di passi. In questa occasione, il centro romano sembrava aver tenuto l'uso del piede perno. Due fischi non proprio favorevoli all'Omnia in questa situazione. Paolo, adesso qui veramente c'è da tenere veramente forte per questi 24 secondi, cercare di non subire un altro canestro, perché Omegna ha iniziato a far girare la palla come sa, a trovare altre soluzioni in mezzo all'area e a sparare da tre punti come sa fare Omegna. Sì, assolutamente, avevamo detto e ridetto, è una squadra che può trovare punti in qualsiasi momento e praticamente con tutti e cinque i giocatori che vengono schierati da Marcello Ghizzinardi, quindi poi deve stare attenta a non sprecare in attacco. Da qualche minuto non riusciamo più ad andare in transizione, ovviamente, quindi a difesa schierata finiamo per essere molto prevedibili con palla Iannilli e cerchiamo di vivere sugli scarichi. Quindi nella situazione precedente siamo stati anche sicuramente poco fortunati, perché Giulio ha sì utilizzato il braccio esterno per spaziarsi, ma Cantone ha preventivamente fatto un tuffo clamoroso, quindi la fischiata al limite avrebbe potuto essere un flopping. Comunque i signori in grigio hanno deciso in questo caso. Pavia deve ovviamente difendere duro questo possesso per chiudere comunque a meno 4 e continuare a giocarsi, a rimanere dentro la partita. Andiamo a vedere questo ultimo possesso con Grande palla in mano, sono 8 secondi per andare all'intervallo lungo. Grande che parte in palleggio, si arresta, conclude a due punti, sbaglia, c'è il contatto falloso fischiato a Pippo Fazioli, quindi sono due tiri liberi che l'ex regista di Firenze avrà proprio a disposizione. 3 secondi e 63 centesimi per andare all'intervallo lungo, quindi Pavia potrà scagliare poco più che una preghiera. Solo che con questa possibilità, cronometro fermo, c'è la possibilità appunto per la Pafoni di allungare la forbice. Grande che va a realizzare il primo libero. Di vantaggio per gli ospiti, diventano 6, quindi due possessi di vantaggio della prima volta in questo match. 3 secondi, Giulio che si fa tutto il campo, prova a cercare il contatto, va vicino a trovare la mascherpata, si chiude qui, quindi intervallo che arriva con il tabellone di Via Treves che recita Vinteras 32, Pafoni Omegna 38, quindi 6 da recuperare per la truppa di Pat Baldiraghi. Sarebbe bellissimo potervi dare i totali individuali, ma una volta di più il wifi di Via Treves ci gioca un brutto scherzo, quindi ovviamente il punteggio è clamorosamente inchiodato sullo 0-0, quindi conteremo di recuperare più avanti, vediamo se arrivano le statistiche rapidamente. Facciamo così, chiudiamo il collegamento e poi ci risentiamo dopo la pausa. Di nuovo in collegamento con il Pararavizza, intervallo sul 32-38, quindi 6 da recuperare per la Vinteras di Pat Baldiraghi che ha pagato un prezzo carissimo sul finire del secondo periodo, comunque alle giocate dei Califfi ospite. Il parziale direi che è assestato su 4-17 negli ultimi 5 minuti in cui Samoggia e Grande hanno letteralmente dominato la scena, con la regia silenziosa ma preziosissima ovviamente di un giocatore super per la categoria come Carlo Cantone. Abbiamo il mio collega Federico, ha sottolineato come negli ultimi 5 minuti la circolazione di palla di Omegna sia stata davvero un bel vedere per gli appassionati di basket a tutto ritmo, con
giocatori costantemente trovati in condizione di essere liberi. Pavia ha faticato, ha perso qualche giro in difesa, ma Pavia soprattutto fatica in attacco. Due dati che vediamo sono significativi. Pavia che sta viaggiando con 6-21 complessivo per il resto della truppa, Mascherpa escluso. Mascherpa è assestato a quota 14 sui 32 complessivi. Mascherpa viaggia con 5-8 dal campo, il resto dei compagni con 6-21, quindi l'abbiamo già detto senza il conforto delle statistiche, ma un paio di partite in vita nostra l'abbiamo anche guardate. Era abbastanza evidente come Pavia sia mancata nel cast di supporto. Tutte quelle triple aperte che non sono state convertite ora pesano terribilmente su quello che è il responso inchiodato qui sul tabellone del vecchio Treves. Tutto pronto a partire, ora ritorniamo da Federico per il secondo tempo. Sì, sarà molto molto importante per Pavia tenere botta a questo tentativo della compagine prima in classifica di staccarsi da questa partita in modo definitivo, perché ovviamente coach Ghizzinardi ha trovato dalla panchina le sue soluzioni migliori per ovviamente trovare una contromisura alla prestazione buona dell'Omnia finora. Samoggia finora ha messo 11 punti dalla panchina e anche Carlo Cantone, sebbene non abbia ancora segnato dal campo con 4 assist, sta avendo un plus minus di 16 in 13 minuti totali sul campo. Per Pavia, come abbiamo detto, importantissimo trovare altri punti dagli altri membri della squadra, perché il solo Mascherpa non può bastare per portare a casa i due punti e ovviamente per far avere all'attacco dell'Omnia lucidità per 40 minuti. Però si va sempre dal fromboliere pavese, che va lungo, non tocca il ferro, ma Iannilli bravo a mantenere il possesso offensivo e a subire un altro fallo da Gueye, il quarto personale per il ragazzo classe 97. Benedusi può rimettere in gioco il pallone e andare da Fabio Di Bella. Fischio molto molto dubbio dopo 27 secondi, un fallo che sinceramente non abbiamo neanche visto. Mi dice Paolo un blocco irregolare di Fabio Di Bella, molto dubbio. Ah no, di Alessandro Spatti. Infatti abbiamo visto la faccia perplessa di Fabio Di Bella, che dopo le sue 300 passa a presenze di Serie A qualcosina ha visto sul campo di pallacanestro. Cantone attacca e sbaglia lo scarico completamente per Benedusi, che non attacca il canestro e rompe la transizione per Pavia. Spatti attacca di Mascherpa, vuole attaccare Gueye che ha già 4 falli, lo piega in due e sbaglia però la conclusione a rimbalzo. Spatti, Di Bella aperto da 3 punti, non va, peccato, meglio di così però Pavia non poteva fare, anzi sì, poteva mettere a segno questi 3 punti. Però Omegna riparte, Gueye si prende la conclusione morbida, difesa troppo passiva di Iannilli adesso e allunga più 8. Omegna, che da squadra esperta qual è, non perde l'occasione per rosicchiare altri 2 punti. Attacca Iannilli, veloce sul perno, questo è il quinto di Gueye. Iannilli si innervosisce perché ha subito un colpo in faccia e Di Bella accorcia meno 5. Iannilli torna indietro molto perplesso, attenzione a mantenere anche i nervi saldi in queste occasioni. Benedusi forte in difesa su D'Alessandro, Arrigoni passi clamorosi, Bruno si alza da 3 punti, non va. Arrigoni non si sa come recupera un possesso, non si sa come. Fabio Di Bella molto perplesso nell'occasione, anche noi ci sentiamo di esprimere anche noi la nostra perplessità.
in questo caso. Però Megna recupera un altro possesso. Gli episodi adesso iniziano a diventare tanti, anche purtroppo per sfortuna. Cantone può sparare in faccia, infatti lo fa in faccia a Iannile, non va. Attacca Fabio, Di Bella, dentro per Iannile, fuori per Mascherpa, bella attacco, festa e fallo clamoroso. E adesso gli arbitri però stanno un po' avendo un metro non conforme dai due lati del campo, troppo severi in questo caso sul non fischio. Gueye fuori, bella la circolazione di Omegna, bello attacco, bello attacco di Omegna, che aveva più volte il tiro anche libero in mezzo all'area, ma con velocità ha trovato la soluzione da tre punti di Arrigoni. E va più 8, questo fallo terminale cattivo anche forse di Cantone su Fabio Di Bella, anzi di Arrigoni. No, Cantone, aveva segnalato 12 l'arbitro, invece è fallo del numero 17 Cantone, secondo fallo di squadra. Omegna e due tiri liberi per il capitano Di Bella. A segno Fabio. Due su due per Di Bella, che accorcia a meno 6, a 6:40 al termine del terzo quarto di gioco. Attacca Santiago Bruno, prende il blocco in movimento di Gueye, brutto attacco infatti che si conclude con una palla persa per Mascherpa, che può gestire il possesso di attacco. Iannilli col piede perno in virata attacca l'area su Gueye. Gueye ha già 4 falli, forse troppo fermo il possesso. Benedusi bravo ad andare su e a prendersi il fallo, ha indugiato un attimo Iannilli dentro l'area a trovare una soluzione, però alla fine ha trovato il giocatore ligure libero. Gueye esce dalla partita. Non che sia una notizia positiva in questo caso, perché rientra Giuliano Samoggia, che è stato finora il giocatore che ha più inciso probabilmente sulla partita. Benedusi con due liberi, c'è il primo. Seconda conclusione per Benedusi, non va, si vedeva anche da qui che era corto. E Cantone può gestire il possesso, bello scarico in mezzo all'area per Iannilli, che perde un giro in area. Arrigoni, ottimo appoggio in area, meno 7 Pavia. Bravo Mascherpa a trovare una virata in mezzo, è giusto questo fallo, completamente lontano dalla palla di D'Alessandro, segnalato fallo intenzionale al giocatore ex 100, e quindi ci sarà un possesso ulteriore offensivo per il giocatore romano. Intanto per lui due liberi e poi l'azione che riprenderà in attacco per Pavia. A segno anche in questo quarto Omegna, si è caricata di falli subito e ha già 4 falli di squadra, quindi fattore importantissimo per la Winteras di coach Baldiraghi arrivare al ferro con una certa frequenza per avere due tiri liberi e accorciare a tempo fermo e a cronometro fermo. Può rimettere Benedusi a 5:49 dal termine del terzo quarto. Bravo Mascherpa, che però si prende
lo stoppone di Samoggia. Samoggia ha questo tipo di velocità per marcare anche le guardie sotto canestro. 8 secondi residui per l'attacco pavese. Di Bella deve trovare una soluzione veloce da tre punti, non va. Bravo Iannilli, bravissimo Andrea fino adesso a tenere vivo anche questo possesso. Spatti con una conclusione fuori ritmo e senza senso, troppo affrettata. Cantone, Aia si alza da tre punti, giocatore di esperienza. Cantone fa un brutto gesto reagendo a Mascherpa che se la ride, un gesto brutto antisportivo anche, purtroppo brutto gesto di giocatore di esperienza. Ritorniamo però sulla gara con Mascherpa che passa Di Bella che non riesce a trovare una soluzione comoda. Mascherpa forza un po', ma ancora si registrano problemi nel trovare soluzioni alternative al giocatore pavese, grande da 8 metri. Da 8 metri non trova la conclusione. Scarico di Mascherpa per Iannilli in mezzo all'area, morbido, troppo corto però. Secondo me ci deve riflettere su coach Baldiraghi, perché Omegna, se per caso dovesse trovare canestri, arriverebbe a una soluzione. Infatti Manuelli, dall'alto della sua laurea quasi in ingegneria, dice ragioniamoci su, andiamo con un possesso pulito. Arrigoni si accusa del fallo su Iannilli e esaurisce il bonus Omegna. Baldiraghi procede ai cambi, da un po' di fiato a Giulio Mascherpa e rientra Manuelli, entra anche Marco Torgano al posto di Spatti, finora piuttosto evanescente. Pavia sta facendo fatica a trovare soluzioni alternative a Mascherpa e al totem Iannilli. In attacco la partita è veramente molto molto combattuta tra le due difese che non si lesinano a dare colpi l'una all'altra. Iannilli sbaglia forse il suo primo tiro libero oggi, in un momento che era fondamentale, dove era fondamentale rimanere concentrati, e ne sbaglia anche due purtroppo. Rimane a meno 8 la Winteras con Omegna che può accelerare e avere un altro possesso offensivo. Samoggia cerca posizioni in mezzo all'area. Iannilli battezza Arrigoni e che va a sbagliare un'altra conclusione da lontano. Adesso lasciano spazio al centro romano per attaccare, che palleggia troppo insistentemente. 7 secondi rimanenti, troppo confusa l'azione. E adesso Pavia non riesce a trovare una difesa consona a quella del primo tempo e Samoggia segna ancora da tre punti e porta a vantaggio Massimo Omegna più 11. Fallo sì di Samoggia stavolta e saranno due tiri liberi per il centro romano. Importantissimo rimanere nella gara per Pavia, come aveva fatto per i primi 20 minuti, eccezione degli ultimi 5 minuti dove aveva preso un brutto parziale che aveva indirizzato a favore dei piemontesi la gara. Iannilli ritrova lucidità col primo libero.
2 su 2 per il romano. Pavia deve difendere adesso, deve difendere e attaccare con un ritmo decisamente più alto. Aia, Cantone, grande, gira i piedi e trova un'altra grande, scusate il gioco di parole, soluzione da 8 metri. Già lo scorso anno in maglia Firenze aveva fatto male alla compagine pavese. Adesso Torgano con poca lucidità spara da 3 punti e arriva lunghissimo. E possesso alternato che premia la compagine piemontese. E coach Baldiraghi finalmente ci deve parlare su. Paolo, direi che questi 8 minuti stanno purtroppo indirizzando la gara nella direzione in cui a inizio partita doveva andare. Ci aveva provato finché ha potuto Pavia. Le soluzioni in attacco rimangono troppo poche e sempre purtroppo sempre dai due giocatori si va. Sì, credo che il problema sia stato comunque in questa fase. Io non ho visto Pavia andare fino in fondo nell'esecuzione di un gioco. Sono state prese delle triple, delle soluzioni comunque offensive sempre troppo estemporanee. Una squadra come Omegna queste situazioni non te le perdona, te le ha perdonate un paio di volte, poi con una volta Samoggia ha aperto da 3 punti, l'altra volta Grande hanno sentenziato. Adesso una partita con un punteggio così basso è chiaro che un gap di 12 punti è, con una squadra come Omegna ovviamente che ha le braccia sul manubrio, è chiaro che è davvero difficile andarlo a recuperare. Purtroppo Pavia ha recitato molto a soggetto in questo inizio di terzo periodo. Ripeto, non ho visto una volta un blocco fatto bene, un gioco chiuso dopo un po' di secondi. Ho visto molti tiri presi così in maniera troppo estemporanea. È vero che Omegna è una squadra che difende duro, che ti fa far fatica in attacco, come poche in questo campionato, però noi in questo momento non ci abbiamo neanche provato, che continuiamo a fare queste cose qui che francamente non vorremmo mai vedere con questa rimessa. Sì, adesso purtroppo la tensione di Pavia sembra essere un attimino si sembra essersi abbassata e tant'è che adesso Samoggia sul suo tiro va a prendere anche un rimbalzo offensivo e adesso la compagine prima in classifica sta letteralmente dominando. E Arrigoni attacca forte il canestro e va a subire anche fallo dal numero 11 Iannilli. Pavia si è sciolta dopo il parziale di fine quarto, secondo quarto, e sta cedendo il passo alla compagine che veramente sta dimostrando fino adesso, neanche con tanto sforzo, di essere veramente molto più dominante rispetto alla compagine pavese fino adesso. Manuelli va dentro da Iannilli che attacca Samoggia, subisce fallo, sì. Stavolta bravo Iannilli ad andare al ferro, non sta mancando il contributo del centro romano oggi comunque. Tiro libero aggiuntivo per Iannilli che può andare a rimpolpare ancora il suo tabellino personale. Meno 12 o più 12 se volete per Omegna, con Grande che gestisce il possesso offensivo. Va da Samoggia, spalle a canestro contro Guaccio, gli tira in testa Samoggia, buona difesa di Guaccio stavolta e Pavia che riparte con Fabio Di Bella. Angelo Guaccio si prende un tiro da 3 punti molto affrettato, troppo affrettato.
Pavia che non riesce a chiamare un gioco e neanche a eseguirlo. Troppa fretta finora. Grande. Prende il blocco di Arrigoni. Forse un contatto, sì, eccolo lì. Con Grande che lascia partire il pallone spalle a canestro e si procura due tiri liberi. Con grande esperienza. Come dicevamo in precedenza, l'uscita definitiva di Gueye dal campo ha dato modo a Omegna di allungare ancora il divario. Veramente molto bene Giuliano Samoggia oggi. Innesto di grande qualità per una squadra esperta come Omegna, che aveva necessità di trovare un lungo con punti nelle mani in caso in cui non fosse stato disponibile Balanzoni. E infatti stasera è riuscito a dare il suo contributo. Grande 2 su 2. 35 secondi per terminare questo terzo quarto di gioco. Riceve Iannilli in punta, vuole attaccare Samoggia. Di peso si fa spazio nell'area, con un buon palleggio però non riesce a trovare il fondo della retina. Ultima azione che potrebbe essere di Omegna in questo caso, con Grande. Questo fallo di Fabio Di Bella, che aveva difeso secondo me onestamente in questo caso. E saranno due tiri, no, esaurisce adesso il bonus Pavia e può andare Santiago Bruno a fare la rimessa. Forse fallo di Angelo Guaccio. 5-4-3. Bibella si accorge e va a segno da tre punti. Importante questo canestro di Fabio. Non si sa mai che si sia riaccesa una speranza in casa Pavia. Termina però a meno 11 questo terzo quarto di gioco. Come dicevamo in precedenza, Paolo, secondo me l'uscita definitiva di Gueye è stata fondamentale per Omegna per scavare ancora di più il solco in attacco. Beh, assolutamente, non per essere ingenerosi con il ragazzo, ma come abbiamo sottolineato più volte è un giocatore che ha della fisicità, ma tecnicamente è ancora tutto da costruire. Ovvio che il cambio tutto sommato ha dato una qualità offensiva, come già visto nei primi due quarti, ha dato un'addizione di qualità offensiva davvero clamorosa alla truppa di Marcello Ghizzinardi. Giocatore come Samoggia è il classico giocatore che innanzitutto è un giocatore di categoria pazzesco, sappiamo, abituato a promozioni in serie e qualcosa questo vuole sempre dire, e poi è il classico giocatore che Iannilli non è in grado in nessun modo di arginare, quindi un lungo che va a giocare così lontano da canestro, che comunque poi abbiamo visto in difesa sa farsi rispettare, perché comunque riesce a mantenere la posizione, ha dato una stoppata sulla percussione di Mascherpa. È chiaro che è un lungo che fa tutta la differenza del mondo. L'impressione è che Omegna abbia messo saldamente le mani sulla partita e con grande esperienza stia gestendo le ispirazioni molto rare dell'attacco pavese. Abbiamo visto Pavia che in questo terzo quarto ha recitato a soggetto per troppi possessi, andando raramente in fondo a completare un gioco. Il parziale di questo terzo periodo è 16-21. Tanto che sono arrivate le statistiche, diamo un'occhiata a quello che è il fatturato individuale. Per Pavia sono 3 di Torgano, 5 di Spatti, 3 di Benedusi, 14 di Mascherpa, 13 di Iannilli, 8 punti per Di Bella, 2 per Guaccio, quindi fatturato offensivo che resta modesto se usciamo dal binomio Mascherpa-Iannilli. Per quanto riguarda invece la Paffoni-Omegna, sono 15 di Grande, 6 di Santiago Bruno, 14 di Samoggia, 8 per D'Alessandro, 9 per Arrigoni, 3 per Cantone, 4 per Gueye. Tutto pronto a ripartire e nuovamente la parola a Federico. Ultimo quarto di gioco che parte con possesso Omegna. Arrigoni, forte Spatti che oggi il suo contributo finora è stato abbastanza evanescente. Samoggia si mette in proprio con un semigancio di grande qualità. Altri due per il giocatore sardo.
fallo di Samoggia, non particolarmente violento in questo caso, un contrasto fortuito con Giulio Mascherpa. Omegna, se troverà sempre questo contributo da Giuliano Samoggia, veramente è una delle indiziate per la promozione diretta, senza dubbio, in quanto riesce a dare un'alternativa di qualità a coach Ghizzinardia alla qualità già altrettanto alta di Jacopo Balanzoni, l'ex compagno di Giulio Mascherpa Lecco, tra i migliori giocatori del girone. Intanto Mascherpa viene maltrattato dalla difesa piemontese, troppo forte. In effetti Omegna già in 40 secondi ha già esaurito quasi il bonus, tre falli personali. Continua sempre nella sua difesa arcigna Spatti Manuelli, dentro da Benedusi, palla veramente difficile da gestire per Nicolò, che trova Spatti. Spatti questa sera non c'è, purtroppo, e infatti la palla va anche a Omegna. In attacco oggi Spatti non c'è, purtroppo sta mancando il giocatore ex Oleggio, come anche tanti altri purtroppo in casa Pavia. Santiago Bruno supera di gran carriera la metà campo. Cantone ci vuole pensare su un attimo in più prima di dare ad Alessandro palla di spalle a canestro, che commette giusta infrazione di passi rilevata dall'arbitro. E può ripartire velocemente Pavia, anche fallo di Arrigoni non rilevato dagli arbitri. Pavia torna a meno 11, adesso deve difendere forte Pavia per cercare di accorciare. Va a uomo sempre Pavia, e fallo chiamato a Daniele Manuelli, che ha difeso forte in questa occasione. Vediamo se il coach Baldiraghi riuscirà a tenere la difesa così com'è oppure troverà altre contromisure all'attacco piemontese. Non viene lasciato spazio ai giocatori di Omegna per rimettere, l'arbitro ammonisce la panchina pavese. Molto fiscali questi arbitri di oggi, però hanno più o meno mantenuto un metro comunque conforme per tutto l'arco dei 32 minuti finora. D'Alessandro da tre punti spara, non va. Pavia può gestire questo attacco velocemente. Fallo di Bruno, ma Mascherpa non riesce a trovare il fondo della retina. Difesa abbastanza onesta di Bruno, che però forse commette fallo con il petto. Chiede spiegazioni all'arbitro, ma esaurisce in questo caso a 8 minuti dal termine il bonus Omegna. Se la prendono un po' i tifosi di Omegna con gli arbitri. Mascherpa realizza intanto. Due su due per lui. Importante rimanere in gara adesso con la difesa. Forse fallo in attacco di Arrigoni in questo caso, che sbraccia troppo. Importante qua. Buona tenuta per questi 17 secondi. Arrigoni
trova un'altra soluzione in faccia a Spatti. Arrigoni sempre pericoloso dalla media, ma Scarpa va a trovare una soluzione quasi al ferro, non abbastanza lucido per appoggiare, e purtroppo il rimbalzo offensivo viene perso da Spatti e torna la palla in mano a Omegna. Mancano 7 minuti e 22 al 40esimo. Omegna in controllo a più 11. Arrigoni indugia a prendere la conclusione contro Benedusi. Torgano troppo passivo in difesa. Si prende una bomba in faccia da D'Alessandro. Omegna dove se non colpisce in mezzo all'area lo fa oltre l'arco. Torgano prova a rendere Parpo in focaccia e lo fa. Ultima forse occasione per rimanere attaccati alla gara. Non è un'impresa impossibile, però ci vuole tutto l'impegno di Pavia e non certo un rimbalzo offensivo concesso e un'altra tripla a Cantone. In attacco intanto coach Baldiraghi prepara Iannilli e Di Bella per il cambio. Manuelli sotto per Spatti che subisce fallo. Vediamo se si sbloccherà il ragazzo ex Oleggio. E potrà andare in lunetta proprio l'ala ex Oleggio, che fino ad adesso purtroppo ha fatto tanta fatica a raggiungere il canestro. Segno. Meno 10 Pavia. Meno 9. E cambio. Pavia mette i centimetri degli Iannilli per Alessandro Spatti e ritorna con il quintetto base più Marco Torgano, che con due triple oggi ha meritato già qualche minuto in più. Supera la metà campo Cantone, attacca l'area profondo, Samoggia subisce fallo da Iannilli. Molto onesto nell'aiutare anche Samoggia ad rialzarsi da terra. Saranno due tiri liberi per l'ex Cagliari. Assegno. Uno su due per Samoggia. Iannilli. Attacca Samoggia, bravo, sul piede perno. Chiede time out Ghizzinardi, che ha visto la squadra leggermente in difficoltà, perché ovviamente dove Samoggia colpisce da fuori e in velocità, Iannilli con il suo peso in area sta dando una grande mano a Giulio Mascherpa a rientrare, ad avere ovviamente qualche punticino in più. Paolo, giusto? Sì, è dannatamente complicato, perché siamo ripetuti più e più volte, abbiamo visto come Pavia provi a fare uno sforzo e poi venga sentenziata da canestri ad altissimo coefficiente di qualità. Abbiamo visto la naturalezza con cui D'Alessandro ha prima Arrigoni e poi D'Alessandro hanno punito sugli scarichi, quindi è chiaro che Pavia deve riuscire a tenere per 3-4 azioni consecutive una buona difesa, sperando poi che Omegna in qualche modo ci aiuti, quindi ogni tanto qualche tiro lo sbagli.
e trovare soluzioni. Ovviamente in questo momento è chiaro che con il cronometro è il miglior alleato di Omeglia, il cronometro corre, mancano 5:41, quindi Pavia deve cercare di rientrare al più presto, quindi dovrebbe trovare anche dei canestri piuttosto rapidi. In questo caso c'è stata una giocata pulita anche piuttosto rapida, si è andati subito da Iannilli che ha giocato ha lavorato bene sul perno battendo Samoggia. È chiaro che però l'abbiamo visto per tutta la partita, se andare continuamente da Iannilli poi si diventa molto ripetitivi e Omeglia va a chiudere l'area, quindi comunque questa non è la soluzione ottimale. Pavia vediamo che prova ad allungare la difesa tutto campo, non l'ha mai fatto quest'oggi in realtà. Tanto il pubblico sembra apprezzare comunque lo sforzo che sta facendo la squadra pavese, però Iannilli si dimentica colpevolmente Arrigoni che se la balla stranamente, però dà il 5 anche a Iannilli quando ritorna in difesa e Omeglia riallunga a più 10 e viene fischiata un'infrazione di passi a Fabio Di Bella che ha esitato in mezzo all'area un attimo di troppo e quello che poteva essere un potenziale meno 4 è tornato a essere più 10 e palla in mano Omeglia. Arrigoni, Cantone prende il blocco dal centro ex Legnano che va al ferro e va a forzare troppo. Benedusi non prende il tiro ancora, in grande difficoltà anche lui oggi, che forse sente il peso dell'ex e la partita da ex. Notizia positivissima per Pavia, Samoggia esaurisce la sua partita qui con il quinto fallo e adesso Ghizzinardi vediamo chi ha inserito, è tornato con Santiago Bruno, D'Alessandro, Arrigoni, Cantone e Alessandro Grande. Benedusi intanto segna primo libero e anche secondo. Pavia meno 8, adesso urge andare da Andrea Iannilli che ha solo Arrigoni adesso in mezzo all'area. Bravo Di Bella che sporca il possesso offensivo. Di Bella anche lui ci sta provando fino alla fine. Cantone chiama petto, schema petto, vediamo cosa andrà a fare. Ricciolo, uscita di Bruno, bella rimessa questa di Omeglia. Baldiraghi infuriato sulla rimessa, su questa rimessa. Veramente soluzione pregevole del giocatore argentino che si appoggia al vetro proteggendosi e trova anche il libero aggiuntivo. Pronto per il libero aggiuntivo. Assegno. Benedusi. Fischiati 3 secondi offensivi ad Andrea Iannilli che non aveva neanche il piede nell'area, infatti si lamenta giustamente. Si lamenta con gli arbitri giustamente stavolta coach Baldiraghi. Questo ecco e arriva il fallo tecnico puntuale per coach Baldiraghi che a 4 minuti dal termine si vede fischiare questo fallo tecnico, probabilmente anche inutile da parte della coppia arbitrale.
che fino ad adesso ha tollerato proteste da ambo i lati e può mettere un altro solco grande con questo possesso offensivo. Chiama schema offensivo 2 Cantone e potrà rimettere. Più 12 intanto Megna a 4 minuti dal termine. Cantone sforza da 3 punti e D'Alessandro con grinta superiore porta Arrigoni a inchiodare la schiacciatona. Massimo vantaggio Megna, direi, Paolo, più 15. Di bella forza e si prende la stoppata di D'Alessandro. Corrono i titoli di coda con Omegna che si dimostra veramente una squadra tostissima. Qua c'era fallo forse in attacco e c'era fallo in attacco subito da Fabio Di Bella che giustamente stavolta protesta. Mi sento di difendere Fabio Di Bella che non si fa capace e viene incredibilmente gravato di un fallo tecnico il capitano di Pavia, capitano di Pavia dall'alto delle sue 300 e rotte presenze in Serie A credo si possa permettere di dire qualcosina a due ragazzi che stanno arbitrando finora, fino a quest'ultimo minuto anche Benone e adesso stanno forse esagerando anche un po' con il protagonismo, diciamolo anche tranquillamente. Infatti Di Bella protesta e viene anche aiutato dal giocatore di Omegna che sbaglia la conclusione dalla lunetta. Comunque esentasse dagli ultimi due minuti su cui forse gli arbitri hanno un po' inciso, vanno fatti grandi complimenti a Omegna perché non ha fatto fatica a trovare contromisure, comunque è una buona Pavia che però non è sufficiente a tenere un ritmo come quello dei primi in classifica. Sì, vanno fatti tutti i complimenti a Omegna che è riuscita a venire qua e dopo un primo quarto costantemente in rincorsa ha preso progressivamente il controllo della partita senza comunque un riferimento importante come Balanzoni, ma sappiamo che Ghizzinardi ha ovviamente diversi assi nel proprio mazzo di carte, quindi li ha sfruttati tutti, ha avuto, lo abbiamo sottolineato, un sontuoso impatto da Samoggia, da Cantone, ha avuto il solito sostanziosissimo contributo da Grande, ha avuto comunque poi diversi buoni spot di gran qualità sia di Arrigoni che di D'Alessandro, soprattutto Omegna nel secondo tempo. Ora tecnico anche alla panchina di Omegna che ritarda nel rientrare il minuto di sospensione, quindi più 14. Ovviamente poi fa Ghizzinardi che non si capacita di cosa sia successo. Comunque vabbè, francamente avremmo evitato volentieri questa coda in cui i signori in grigio si sono presi il proscenio, questo lo troviamo sempre francamente triste. Comunque nulla cambia quello che è il dato tecnico di questa partita. Pavia ci ha provato, Pavia però purtroppo non dico che avrebbe perso solo contro Omegna, oggi è mancata perché Pavia, escludiamo la prestazione generosa e con buoni contenuti tecnici di Giulio Mascherpa, escludiamo la prestazione generosa e mi fermo lì di Iannilli e per il resto siamo costretti a commentare una prestazione in cui praticamente tutto il resto della truppa è finito chi più chi meno dietro la lavagna e ovviamente è difficile vincere in un torneo comunque così equilibrato, è impossibile farlo con Omegna, sarebbe stato comunque difficile vincere con chiunque. Pavia le partite le ha vinte quando è riuscita ad avere 4-5 giocatori in doppia cifra, è riuscita ad avere comunque della presenza, della reattività, della sostanza in campo un po' spalmata su tutti i suoi protagonisti e
questa serata in troppi non sono stati all'altezza del match, quindi sarà meglio ovviamente passare una settimana a leccarsi le ferite in vista della partita con Vigevano, che a questo punto acquisisce, al di là dei contenuti di straprovinciale che francamente ci interessano molto poco, allora interessa la situazione di classifica, interessa il fatto che Pavia non deve perdere definitivamente contatto con il treno dei playoff che purtroppo viaggia spedito, quindi i due punti in palio la prossima settimana saranno davvero fondamentali proprio per questo, al di là di quelle che sono le rivalità provinciali. Sì, sottolineiamo ancora la grande difesa di Omegna e le difficoltà purtroppo di Pavia di trovare il canestro con continuità. Omegna, quando tiene queste cifre, è veramente difficile da battere in difesa. Solo 64 punti subiti dalla prima in classifica. Veramente aiutano a ovviamente arrivare a far arrivare ovviamente la squadra di coach Ghizzinardi lucida fino al quarantesimo. Intanto Cantone non la chiude forse in modo definitivo, c'è ancora un piccolo barlume, piccolissimo, di speranza per Pavia, che però dovrà trovare assolutamente soluzioni velocissime. Assegno col secondo. È poco più di un garbage time adesso. Torgano si alza da tre punti con velocità, ci riprova Mascherpa, adesso va a segno da due Giulio Mascherpa, meno 10, prova a accorciare il divario Pavia in questo finale. Sarà importante lavorare bene in settimana, perché Vigevano arriva con un'altra partita vinta. Oggi Vigevano ha espugnato già il campo di Borgosesia e quindi arriverà forte di parecchi punti in più della compagine pavese e dovrà assolutamente ridurre il margine per continuare a combattere per le ultime posizioni playoff e riprendere il girone di ritorno nel modo più corretto. Perde palla Omegna intanto nell'ultima azione, si butta dentro Mascherpa che prende la stoppata di D'Alessandro e termina l'incontro con Cantone che va da D'Alessandro, grande, decide di non giocare. Cantone un po' anche poco elegantemente e va la palla a Pavia, che avrà ancora un'azione per giocare e per accorciare. Vuole giocare Pavia per accorciare, semmai a fine campionato dovessero essere appaiate, non credo, però sbaglia Mascherpa la conclusione lontana. Omegna espugna il Pallaravizza con il punteggio di 76-66 contro la Winteras Omnia Pavia, che non riesce a trovare contromisure a una squadra nettamente più preparata per questo genere di incontri. E ci sarà il derby per Pavia la settimana prossima, primo banco di prova contro una concorrente diretta. Comunque Paolo, veramente poco da dire, con una squadra che sia sotto le plance che oltre il perimetro stasera ha dominato. Pavia ci ha provato, non è stato sufficiente. Sì, lo avevamo sottolineato in settimana, Pavia per provare a far match pari, provare a fare uno scherzo ad una squadra così attrezzata avrebbe dovuto giocare una partita assestata sui suoi massimi livelli. Così non è stato, adesso non abbiamo ancora le statistiche, ma le percentuali dal campo sono state modeste, lo abbiamo sottolineato in precedenza, sotto gli occhi di tutti. Praticamente solo due giocatori sono al di sopra della sufficienza e quindi è davvero difficile far quadrare il conto quando l'avversario è un'avversaria
è una corazzata come Omenia, che ricordiamo, comunque non l'abbiamo sottolineato, ha perso per 3 mesi anche uno dei migliori under del campionato come D'Alessandro, che adesso sta esultando insieme con i compagni al centro del campo. Quindi alla fine, giusto per dare una misura di quella che è la qualità complessiva del roster della truppa di Marcello Ghizzinardi, quindi nessun dramma, è una partita che ovviamente ci stava di perdere e importante ora andare a prendersi i 2 punti, andare a prendersi i 2 punti, saranno in palio nel derby. Da Paolo Rappoccio, anche per Federico Del Plano, la più cordiale buona serata e l'appuntamento per domenica prossima, derby straprovinciale tra Vintra Spavia ed Elachem Vigevano.